Buongiorno, benvenuti al TG 2000, vediamo subito i titoli. A Ischia, 48 ore dopo il terremoto, ancora paura, si contano i danni e non mancano le polemiche sull'abusivismo e la qualità delle costruzioni. Le uova al fipronil arrivano in Italia, i carabinieri ne sequestrano migliaia fra Viterbo e Ancona. La speranza cristiana non delude, il nostro Dio è il Dio che crea novità. E un giorno asciugherà ogni lacrima, così Francesco nell'udienza generale di questa mattina. Andiamo subito dunque ad Ischia, dove il giorno dopo si contano i danni del terremoto di magnitudo 4.0 dell'altra notte. Molti turisti sono andati via spaventati, mentre sull'isola non mancano le polemiche sulla opportunità di edificare case regolari in zone a forte rischio e anche abusive. Per noi sull'isola di Ischia c'è Giuseppe Caporaso. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno dall'isola di Ischia, in particolare da Piazza della Marina, la piazza centrale di Casamicciola, il comune più colpito dal sisma. E allora sì, stanotte un'altra scossa c'è stata, alle 5.04 una scossa di magnitudo 1,9 che ha colpito più il comune di Laquamino. Però la situazione è assolutamente tranquilla lungo l'isola. Certo, la zona di Casamicciola Alta è completamente chiusa, è zona rossa con la presenza delle forze dell'ordine. E pochi minuti fa è arrivato sull'isola il sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano, che rappresenta il governo. Allora, sottosegretario, subito qual è l'impegno dell'esecutivo? Perché sicuramente dopo la questione delle vittime e vedere la situazione reale dell'isola, poi c'è anche un problema legato a un'economia del turismo, tantissimi sono partiti dall'isola. Il primo messaggio che bisogna dare è dimostrare che l'isola può andare avanti. L'emergenza la stiamo monitorando, ci sono forze dell'ordine, ci sono organi dello Stato che hanno dimostrato, anche quello che dice la gente, di essere all'altezza di quello che possono essere i disagi di un sisma come questo, con anche episodi che hanno colpito le famiglie che voi conoscete. È ovvio, io sono campano e quindi è ovvio che bisogna mantenere anche una sorta di programmazione che rimette tutto in ordine, quindi come ha detto bene il Ministro bisogna cogliere l'occasione per fare un monitoraggio dei manufatti che esistono in Italia, in Campania e in particolare anche sull'isola, senza grossi allarmismi. Ho visitato la famiglia dei ragazzi, ho conosciuto questi tre eroi che hanno dimostrato che all'interno di ogni dramma c'è sempre un messaggio non solo di speranza ma di forza. E allora vogliamo vedere, sottosegretario, vediamo un attimo il servizio, la cronaca delle ultime ore, degli ultimi avvenimenti che sono accaduti sull'Isola Verde. Vediamo Massimiliano Niccoli. Si riaccende la paura a Ischia. Sono passate da poco le 5 di questa mattina quando una nuova scossa scuote l'Isola Verde, epicentro questa volta Laquamino, non molto distante dal comune di Casamicciola, dove si sono registrati i maggiori danni. Il movimento tellurico di magnitudo 1.9 è stato appena avvertito dalla popolazione, ma tanto è bastato per rivivere il dramma di lunedì sera che ha provocato la morte di due donne. Dramma con lieto fine per i tre fratellini salvati dai vigili del fuoco, Pasqualino, Mattias e soprattutto Ciro, il più grande, determinante il suo sangue freddo. Il mio primo pensiero, dice oggi, è stato Dio. Scosse a parte, l'altra emergenza è quella degli sfollati. Si parla di 2.600 persone, ma una stima è complessa perché molti di loro hanno trovato sistemazione presso parenti e amici. 200 invece sono ospitati negli alberghi in attesa delle verifiche di agibilità, verifiche che inizieranno in queste ore. Tutto questo mentre infuriano le polemiche sugli abusi edilizi e sui materiali scadenti utilizzati nelle costruzioni, contro i quali ha puntato il dito la Protezione Civile. La Procura di Napoli valuta l'ipotesi di aprire un'inchiesta per omicidio colposo. Alle mie spalle vedete l'unità di crisi qui nella piazza centrale di Casamicciola per fronteggiare le esigenze dei residenti, delle persone che hanno perso la propria abitazione. Però, sottosegretario, c'è una polemica che divampa, la questione abusivismo o una povertà di materiale con cui sono state costruite queste case. Allora, lei che cosa ne pensa e soprattutto che cosa bisogna fare per il futuro? Ma io ho avuto la fortuna di fare il sindaco per 10 anni in una città della provincia di Napoli, quindi nei confronti dei manufatti abusivi bisogna avere un atteggiamento costante, vanno rimossi, vanno assegnati a quella che è poi la logica della sicurezza nelle abitazioni, però mai, non sono d'accordo, mai utilizzare eventi come questi per creare allarmismi eccessivi. Tra l'altro un cornicione di una chiesa ha purtroppo ferito a morte questa signora, quindi voglio dire, bisogna essere sempre presenti nel contrasto ai manufatti abusivi. Il governo farà qualcosa? Il ministro ha detto che, io ne sono contento, che bisogna
vedere una misura che incentivi la messa in sicurezza dei manufatti. Però ripeto, quello che è accaduto io non l'ho visto, però quello che mi hanno raccontato anche il capo della protezione civile è un manufatto molto vecchio, quindi il tema della messa in sicurezza dei manufatti italiani è un tema sempre attuale, quindi questa occasione deve servire a accelerare su quelle che sono le attività di messa in sicurezza, però ripeto, mai strumentalizzare ciò che non c'entra con quelle che sono le questioni di cui stiamo parlando. Grazie al sottosegretario Alfano. E allora, proprio per la protezione civile, sentiamo il servizio in cui si parla della questione appunto abusivismo e difficoltà del territorio per quanto riguarda la povertà delle costruzioni. Ed è tutto qui da Casa Micciola, ci vediamo alle prossime edizioni del telegiornale. Ci sono molte costruzioni che sono realizzate con materiali scadenti, con tecnologie di costruzione che ovviamente non rispondono ad alcuna normativa vigente o preesistente, quindi per questo motivo credo che alcuni palazzi siano crollati o siano rimasti gravemente danneggiati. Il capo della Protezione Civile parla di costruzioni realizzate con materiali scadenti e che non rispondono a nessuna normativa antisismica. Edifici vecchi costruiti 70-80 anni fa, ma non c'entra l'abusivismo, aveva detto ieri il sindaco di Casa Micciola Castagna, pur ammettendo che ad Ischia, come in tante altre località italiane, di abitazioni costruite illegalmente ce ne sono e come. Stupisce ancora come una scossa relativamente lieve, come quella che ha colpito Ischia 2 giorni fa, 4 gradi della scala Richter, possa aver causato tanti danni. Case sgretolate, collassate su se stesse, poi morti, 2 e una quarantina di feriti. Penso che una scossa di terremoto di magnitudo 4 non dovesse procurare che un po' di paura, e invece eccoci ancora una volta a piangere vite umane, ha detto oggi il ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio. A Ischia ci sono almeno 600 abitazioni abusive su cui pende un ordine di abbattimento, ma finora, per mancanza di denaro, di volontà, ma anche per l'opposizione di alcuni cittadini, non si è fatto nulla. Ma è ingiusto e sbagliato semplificare generalizzando. L'abusivismo è certamente una delle componenti principali del disastro, ma non l'unica. Questo è bene ricordarlo. Abbiamo 60.000 abitanti residenti, gli sfollati sono soltanto 200, meno dell'1%. E questo è un dato che deve trasparire fortemente per rappresentare una realtà normale che continua nel suo divenire quotidiano, come l'ha sempre fatto da tanti anni a questa parte. Noi parliamo di un patrimonio edilizio abbastanza importante sull'isola di Ischia. Oggi quello che è stato danneggiato è una piccola parte di un lembo di territorio su Casa Micciola Alta che è stata realizzata agli inizi del 1900, e questo è il dato sul quale bisogna riflettere. La restante parte del territorio, sul mio comune, 20.000 abitanti, non c'è uno sfollato, non c'è un immobile danneggiato, e questo gli italiani lo devono sapere. Di ben altra entità le scosse che a partire dal 24 agosto del 2016, un anno fa, hanno tormentato e distrutto molti comuni del centro Italia, in particolare Amatrice, Accumuli e Pescara del Tronto. La prima forte scossa il 24 agosto di un anno fa, appunto, ha avuto una magnitudo di 6.0 e a questa ne sono seguite molte altre, tra cui quella del 30 ottobre, la più forte, di magnitudo 6.5, con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in provincia di Perugia, quasi 300 i morti. Per ricordare tutto questo sono previste molte iniziative, anche di preghiera, questa notte con fiaccolate silenziose e domani alle 11 la messa di commemorazione ad Amatrice, che trasmetteremo in diretta. E nell'udienza generale di questa mattina Francesco ha rivolto un pensiero alle vittime e ai feriti dell'isola di Ischia. Esprimo affettuosa vicinanza a quanti soffrono a causa del terremoto che lunedì ha colpito Ischia. Preghiamo per i morti e i feriti, per i loro familiari e quanti hanno perso la casa, ha detto il Papa. E il pensiero ad Ischia è giunto nei saluti ai pellegrini italiani al termine dell'udienza di questa mattina. Un'udienza durante la quale il Papa ha sviluppato il tema della speranza cristiana, che si basa sulla fede in Dio che sempre crea novità nella vita dell'uomo e un giorno asciugherà ogni lacrima. Un cristiano, ha aggiunto Francesco, non cammina con lo sguardo rivolto verso il basso come fanno i maiali, ma sentiamo le parole di Francesco. Scorgiamo i germogli di un mondo nuovo piuttosto che le folle ingallite sui rami. Non ci culliamo in nostalgie, rimpianti e lamenti. Sappiamo che Dio ci vuole eredi di una promessa e instancabili coltivatori di sogni. Non dimenticate quella domanda.
Io sono una persona di primavera o di autunno? Di primavera che aspetta il fiore, che aspetta il frutto, che aspetta il sole, che è Gesù, o di autunno che è sempre con la faccia guardando in basso, amareggiato. E come alcune volte ho detto, con la faccia dei peperoncini all'aceto, no? Così. Andiamo adesso al meeting di Rimini, dove è intervenuto anche il nuovo custode di Terra Santa, padre Patton. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno, quarta giornata del 38esimo meeting per l'amicizia tra i popoli, che si concentra oggi in particolare oggi su due temi: la scuola e l'educazione, con un occhio particolare alla formazione professionale, e la pace in contesti del pianeta difficili, dove la convivenza è sempre impossibile, ma dove anche ci sono grandi, piccole esperienze di dialogo e appunto di convivenza. Dicevo, questo è uno dei temi chiave di questa edizione del meeting. Tra gli altri oggi c'è come ospite Monsignor Piero Suda, vescovo ausiliare di Sarajevo. Contesti difficili come la Terra Santa. Ecco, una mostra proprio al meeting organizzata dalla custodia di Terra Santa dà conto della presenza e della testimonianza che da 800 anni i francescani rendono in quella terra, la terra più amata da Dio, il titolo della mostra, anche per favorire pace, dialogo e convivenza. Con padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, abbiamo parlato della situazione attuale a Gerusalemme dopo l'attentato alla spianata delle moschee e gli scontri nei giorni successivi, e abbiamo parlato anche della Siria, in particolare di Aleppo, dove i francescani sono presenti. Ascoltiamoli insieme e poi la linea per il momento da Rimini può tornare a Roma. Dopo il momento più acuto potremmo dire che la situazione si è calmata. Noi speriamo che questa non sia una calma apparente, ma che sia l'occasione per prendere sul serio l'invito lanciato da Papa Francesco, che era un invito a moderazione, ovviamente, da entrambe le parti, ed è un invito al dialogo, che è la condizione necessaria per qualsiasi tipo anche di soluzione pacifica dei momenti critici, dei problemi e delle difficoltà. Voi avete anche un'altra presenza, ne avete tante in Medio Oriente, però una in particolare, una terra molto martoriata, che è la Siria, e in particolare ad Aleppo. I nostri frati presenti lì vedono dei segnali anche, potremmo dire, leggermente positivi di miglioramento della situazione. Nel caso specifico anche di Aleppo, il parroco ricorda che qualche cristiano comincia anche a ritornare, e di fatto, ecco, questo è un segnale estremamente positivo. Ricordo, al termine di questa edizione del TG 2000, lo speciale meeting in diretta curato dai colleghi che seguono l'evento sul posto. Ci racconteranno i momenti più significativi della giornata. Questa sera, poi dopo le 23, come di consueto, il secondo appuntamento per lo speciale meeting, il film del giorno, con il riassunto degli interventi più significativi. La cronaca adesso con le uova al fipronil che arrivano anche in Italia dopo le rassicurazioni del Ministero della Salute. Tocca ai carabinieri del NAS portare alla luce la realtà. Migliaia di uova contaminate sono state scoperte in alcuni allevamenti. La questione quindi è tutt'altro che circoscritta, come ci racconta la cronaca di Sandra Pizzurro. Sale il numero di casi di uova contaminate dall'insetticida fipronil in Italia. Migliaia di uova sono state sequestrate dai NAS in provincia di Viterbo e Ancona. Dopo i controlli sui prodotti pericolosi o sospetti provenienti dall'estero, è in atto adesso una seconda fase operativa che sta interessando l'intera filiera nazionale del comparto degli ovoprodotti. Ad Ancona il sequestro ha riguardato 6.000 uova e un allevamento con 12.000 galline. A Viterbo 53.000 uova destinate all'alimentazione umana e 32.000 uova destinate all'alimentazione animale. Lo scandalo delle uova al fipronil è partito dall'Olanda a fine luglio. Sono 16 paesi a rischio perché hanno ricevuto uova dalle aziende coinvolte dalla contaminazione. Tra questi l'Italia, dove la settimana scorsa sono stati trovati i primi due campioni positivi nelle Marche, in un centro di imballaggio di uova d'Ancona, e nel Lazio, in un pastificio a Roma. A questi si sono aggiunti le omelette surgelate in Lombardia e ieri in due allevamenti in Campania, a Benevento e a Sant'Anastasia. Il fipronil è un insetticida utilizzato
in veterinaria contro parassiti in genere, ma è vietato sugli animali destinati alla catena alimentare. Premesso questo, il rischio per la salute umana, rassicurano, è molto basso, è una sostanza che non si accumula nell'organismo ed inoltre le quantità rilevate nei prodotti sequestrati sono minime. Il piano di controllo dunque disposto dal Ministero della Salute non si ferma, 283 i campionamenti sino a oggi effettuati dai NAS. E oggi un focolaio di influenza aviaria è stato rilevato in un allevamento di pollame nel Veronese, a Ronco, all'Adige, e la Regione Veneto a darne notizia. E tutto, il giornale termina qui, vi lascio adesso allo speciale meeting di Rimini, io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona giornata.